fatto questa rivoluzione della Lega? La Lega non c'è rivoluzione, stiamo ponendoci come forza alternativa anche d'Europa. Maroni ha detto si creerà un'area sovranista che non è né di centro né di destra. Grazie. È così. Ma non lo so che fare Maroni. Vi chiamerete Lega Sovranista? Come vi chiamerete? A breve lo saprete. La rivoluzione è nata, è già partita nel 2015 con Matteo Salvini e oggi si sta semplicemente realizzando come è giusto che sia. Si cambia nome, si dice addio alla parola Nord. La rivoluzione sovranista di Matteo Salvini sarebbe all'atto finale. E quanto raccontano i retroscenisti? Ieri si aspettava l'annuncio pubblico al Consiglio federale della Lega, ma il colpo di scena per ora non c'è stato. Cambierete nome? È una bella giornata, le riprese faccia su. Abbandonerete il Nord, la parola Nord. E il Nord che fine fa? Il Nord è ampiamente rappresentato da Federica, da Zaia. Ma voi ci sarete in questo polo sovranista? Forza Italia sta in un polo che è europeo, non ha bisogno né di sovranismi né di populismi. Avete paura che questa Lega sovranista rubi voti a Forza Italia? Finora Matteo Salvini ha vinto in Abruzzo, in Molise, in Friuli, in Sardegna. Ha vinto grazie solo e soltanto a Forza Italia. Questa è la realtà. Forza Italia vive più che mai. Assolutamente sì. E lo vedremo. Sarà anche dopo le europee? Lo vedremo alle elezioni europee. Ma lei se lo immagina un centrodestra senza Forza Italia? Un'area sovranista con magari Fratelli d'Italia, una Forza Italia cambiata? Beh, la immagino perdente. Senza Berlusconi non si va da nessuna parte, insomma, è questo che dite a Salvini. Questo è quello che è successo negli ultimi 25 anni. La Meloni e Salvini si contendono gli stessi temi, è evidente che l'elettore vota l'originale e non la copia. Io credo che in questo momento l'originale è Salvini. Ritengo che Fratelli d'Italia sia l'originale polo sovranista, quindi magari può essere che Matteo Salvini sia attratto verso Fratelli d'Italia. Il polo sovranista potrebbe fare concorrenza in casa dunque. Ma anche fuori, attrarre elettori e parlamentari 5 Stelle. Se si pensa che il nuovo braccio destro in Europa di Salvini, responsabile agli affari esteri, è l'europarlamentare Marco Zinna, un fuoriuscito dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Tanto non è un nostro deputato, è un ex deputato che ha preso chiaramente le sue scelte, è libero di farlo. C'è il rischio però che vi eroda l'elettorato? Il polo sovranista? Non credo, abbiamo dei principi molto riconoscibili, credo che diversi. Per quanto riguarda l'ambiente, l'innovazione, siamo ben connotabili. Grazie.